Adesso abbiamo qualche parola da dire. Gli organizzatori di questa serata avevano quattro obiettivi che si erano prefissati 7 anni fa, e precisamente onorare al meglio la figura di San Donatello, il santo più giovane di Basilicata. Valorizzare il centro storico, sarebbe stato molto più semplice farla in aree meno complicate, ma forse uno dei segreti della riuscita di queste manifestazioni è proprio quella legata al fascino e alla magia di questo posto. Inoltre, puntare sui giovani artisti locali ed alzare la qualità dell'offerta musicale ogni anno sempre di più. Adesso, Mauro, prego sul palco. Qua abbiamo una curiosità. Sappiamo che siete grandi amici, tu e Mario. Che cosa ne pensi? In breve. Vorrei avere una domanda di riserva perché è difficile dare una risposta. Comunque penso che abbia dato prova della sua bravura ancora una volta, quindi gli rifacciamo un applauso, ok? Grazie mille. Allora, adesso sul palco abbiamo un'artista, nonché un'amica proveniente direttamente da Potenza. Lei è Monica e ci presenterà due brani, Have You Ever Seen the Rain, The Creedence e The Scientist dei Coldplay. Buon ascolto. Buonasera. Ora la bravissima Monica, vorrei chiedere al nostro direttore artistico Donato, che è un ragazzo timido, Donato, dove hai scovato questa bellissima voce? Se vuoi, a parole Grazie. tue. Ciao, buonasera a tutti. In realtà l'ho conosciuta al CET, alla scuola di Mogol, in realtà, lì facevo il corso interpreti, il corso autori, e quindi ho scoperto questa bella voce all'ultimo saggio, al saggio finale, quando canto il nostro caro angelo di Battisti. Cioè, hai aspettato l'ultimo saggio Voce per... incredibile, sì, tra l'altro voce incredibile, davvero. Tra l'altro poi abbiamo scoperto di frequentare lo stesso conservatorio e ci siamo visti anche in conservatorio. Benissimo. Beh, io lascio la parola a Monica, Sì, però, perché... anzi alla bionda. alla bionda. Ritorna al tuo posto. Monica, quando Donato ti ha chiesto di partecipare,
detto che sei stata entusiasta, hai detto subito sì, raccontaci, com'è stato esibirsi qui davanti? Per me è la prima volta in assoluto qui a Ripa Candida, non c'ero mai venuta, né per esibirvi né proprio per visitare il paese. Una nuova esperienza. Sì, una nuova esperienza, devo dire piacevole. Benissimo. E molto, è un, molto carino questo paese. Devo grazie. Dire. Sì. E ho avuto modo di conoscere qualcuno, tutti molto ospitali, molto... Abbiamo fatto una buona impressione, a parte lui, sì. Sì. Volevo dirti, sappiamo che lavori nell'ambito del cinespettacolo, la storia bandita che si svolge al Parco della Gran Gia. Sì. Cosa ci puoi dire di questa esperienza? Come lo sapete? Abbiamo le nostre spie, i nostri informatori. Sì, io faccio parte del cinespettacolo da ormai 15 anni, ero... piccolissima quando ho iniziato e ho fatto un po' tutti i ruoli, quindi dalla sorella di Crocco alla contadina alla brigantessa e adesso sono tre danzatori. È sicuramente uno spettacolo che vale la pena di vedere e nel mio caso insomma ci sono piuttosto vicina anche di fare. Benissimo, grazie mille. A te. Ora ascoltiamo ancora la stupenda voce di Monica nel brano di Vasco Rossi. Ecco a voi, Monica! Non vorrei insomma, correggere, ma anticipiamo, insomma, facciamo prima un altro brano che a questo punto presento direttamente io. È un brano dei Coldplay, The Scientist, e avrò l'onore di essere accompagnata da Donato. Ancora
che mi ha sballato. Più di ogni altra cosa abbia bevuto o fumato. Ma nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esplode all'improvviso sul tuo viso. Lascia stare, domani avrò un altro posto dove andare e un'altra rima da inventare. E neanche so dove saranno i miei pensieri. Forse sarai solo una luce che illumina il mio ieri. Ma ancora rido se penso ai soprannomi che mi hai dato. Li sapesse anche un mio amico, sarei rovinato. Non credi, sono ancora in piedi ed è un anno che non mi vedi. Ma oggi tu sei la mia musa, baby. Fatta benedetta, strega maledetta, insieme faccio di te le rime mentre domani viene. La notte muore, schiaccio l'acceleratore. Oggi sarà un giorno senza te, domani pure. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. Oh, let me back to the start. Grazie. Grazie per averci fatto compagnia in questo momento. Chiudiamo con l'ultimo brano che era stato già presentato, però tutto ok. Forse non è un brano che ha bisogno di presentazioni, per cui chi lo conosce può cantarlo con noi. Strada senza nemmeno guardare per terra. Sali una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto, che cosa ti può crollare addosso? Se lei è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via. È tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. È proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con
fosse l'ultimo. Se le cammina per la strada leggera, leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero le passa per la testa: forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Forse, ma forse, ma sì. Na 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 na. Cosa vuoi che ti dica io? Senti che bel rumore. Grazie, grazie. Complimenti, Monica. Allora, volevo farti una piccola domanda. Allora, volevo chiederti cosa significa per te la musica. Domanda di riserva. Non lo so, nel senso che tutto quello che faccio è quello che cerco di essere. Tutto quello che faccio, in ogni momento della mia vita provo a metterci la musica, ma neanche senza volerlo. Cioè, ti viene spontaneo. Sì. Grazie mille. Grazie allora. A voi.